Eccoci qua, bentornati, bentornati da questa pausa estiva. Siamo in diretta live sulla pagina del Centro di Terapia Strategica con il primo appuntamento dopo la pausa estiva con esperienze strategiche. E oggi sono in compagnia di Alessandro Bartoletti, che ringrazio e a cui do il benvenuto in questo appuntamento, appunto, dove parleremo di cibercondria. Ciao Alessandro, Ciao. grazie per essere qua. Ciao Cristina, ciao. E mentre aspettiamo che si collegano i nostri che si colleghino, scusate, i nostri ascoltatori, presento Alessandro Bartoletti, che è psicologo, psicoterapeuta, si è perfezionato in neurobiologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è autore di numerosi testi, tra cui Lo studente strategico, Pensieri brutti e cattivi, La paura delle malattie, infatti l'abbiamo visto anche in alcune puntate sul gruppo Facebook Libri di Giorgio Nardone, a insomma, raccontarci questi contenuti così interessanti, e vive ed esercita a Roma. E è oltretutto docente e ricercatore del Centro di Terapia Strategica da diversi anni. Quindi io ti do il benvenuto Alessandro e inizio a Grazie. salutare un po' di persone perché non ci vediamo da un po' di tempo, quindi saluto Cristina, saluto alcune persone che si stanno iniziando a connettere, Nicola, Odette, alcuni sono nostri colleghi, alcuni invece sono ascoltatori. Ciao a tutti, bentrovati e direi di iniziare subito con una domanda che ci permette di entrare all'interno appunto di questo contesto. Quindi ti chiederei subito di spiegarci questo termine di cui parliamo stasera. Che cos'è la cibercondria? Beh, per spiegare la cibercondria dobbiamo partire da più lontano e parlare di ipocondria, perché il termine ovviamente è associato a questo. Anche il termine ipocondria spesso è un termine poco conosciuto, Cristina, perché è un termine greco che per certi versi raccoglie anche l'eredità storica della medicina. È un piccolo manuale di medicina questo termine, perché ci racconta come gli antichi percepivano le malattie. Era la famosa teoria degli umori, la bile rossa, il sangue, la bile gialla, il flegma, la bile nera, questi quattro umori che, secondo la medicina ipocratica, permettevano all'essere umano di funzionare ed erano associate anche al carattere. Ad esempio, chi aveva degli eccessi di sangue era un sanguigno, chi aveva un eccesso di bile gialla era un collerico, chi aveva eccesso di flegma era un flemmatico e chi aveva un eccesso di bile nera era un melanconico. Ecco la nostra ipocondria. Ma perché ipocondria? Che vuol dire sotto l'ipocondrio, cioè sotto le costole? Perché per gli antichi questi quattro umori erano collocati nel corpo in alcune zone particolari. In particolare la bile nera responsabile di questa affezione, l'ipocondria, era appunto sotto gli ipocondri, nella zona che oggi è della milza. Ora, quando parliamo quindi di cibercondria, parliamo ovviamente di una condizione collegata alla paura delle malattie. Quindi il contesto è questo. E con cibercondria intendiamo una particolare ansia per la salute che si concretizza attraverso un uso massiccio, eccessivo, che diventa poi patologico, delle ricerche online sulla propria salute. Patologico nel senso etimologico anche in questo caso del termine, cioè genera poi una forte ansia. È un neologismo che è stato utilizzato per la prima volta verso la metà degli anni 90, ormai è diventato popolare, di pari passo con l'utilizzo che facciamo di internet, che ormai è diventato qualcosa di estremamente comune. Tuttavia, quando parliamo di cibercondria, parliamo di una condizione che ha comunque una caratterizzazione patologica. La definizione, se vogliamo, più chiara è un processo di escalation in cui la mia preoccupazione su sintomi, anche se vogliamo comuni, aumenta continuamente di pari passo con le ricerche che io faccio su internet. Allora, intanto veramente mentre ti ascoltavo pensavo a come con i tempi che cambiano, cambiano anche i disturbi, le patologie, le difficoltà che incontriamo, no? Quindi è molto interessante l'argomento di stasera, è anche molto attuale, penso. Allora, intanto Alessandro, scusami, prendo 2 minuti giusto per salutare le persone che stanno iniziando a scrivere. Saluto Riccardo, saluto Emanuela Moriana, cioè Emanuela che starà con noi prossimamente, proprio per la prossima diretta. E Maria Teresa. Saluto Maria Teresa Verdesca, Carmen, Angela, Buona Gigi. Teresa.
Teresa che ti ringrazia per averla aiutata in questi mesi, quindi insomma ci sono anche già delle attestazioni di stima e di affetto. Grazie a tutti e bentrovati. Allora, andiamo avanti con le nostre domande perché appunto oggigiorno la tecnologia solitamente la riteniamo un'alleata per tante cose, pensiamo anche solo alle conferenze che abbiamo fatto in tutti questi mesi e alla possibilità che ci dà di avvicinarci, però che cosa la rende nel caso della paura delle malattie invece un ostacolo? Allora, la differenziazione tra una ricerca sana su internet relativamente alla nostra salute e una ricerca che diventa nei suoi effetti patologica è ben chiara quando noi pensiamo che questo tipo di comportamento lo consideriamo una tentata soluzione tipica delle persone che hanno sviluppato una paura delle malattie patologica. Un tipo di comportamento tipico perché ha delle caratteristiche abbastanza chiare. È una ricerca ovviamente non tranquilla, non serena. È una ricerca che in genere ha una caratteristica abbastanza impulsiva, quando non addirittura compulsiva. Poiché una delle cose che tipicamente fa la persona che ha il timore di aver sviluppato una qualche malattia è ricercare disperatamente una qualche rassicurazione diagnostica. Ora, fino a qualche anno fa, qualche decade fa, i principali rassicuratori in ambito erano ovviamente i medici in carne ed ossa. E nelle case si trovavano anche parecchie enciclopedie mediche. Il medico in carne ed ossa è tuttora uno dei referenti di chi ha il timore di aver sviluppato una qualche malattia. Io lo chiamo fare riferimento al dottor House, poiché tipicamente la persona che ha questo forte timore ricerca appunto impulsivamente e compulsivamente questa rassicurazione, quindi tempesta i medici di richieste, di diagnosi strumentali, fa una vera e propria via crucis, passa da un medico all'altro, non solo si fa aiutare dal medico di base, ma in genere coinvolge specialisti, e l'effetto di questa disperata ricerca di rassicurazione, tuttavia, non è un effetto funzionale, è un effetto che va a aumentare sempre di più il problema d'ansia, aumenta sempre di più la percezione di paura. La rassicurazione che la persona ottiene quando ha questo tipo di comportamento è quasi sempre momentanea. Mi ha detto il medico di base che non è nulla, però io sì, lì per lì mi sono tranquillizzato, ma poi mi è tornato il timore. Perché di fondo l'effetto, il comportamento, scusami, è quello di delega. Io delego all'esterno la percezione del mio corpo. Non solo, ma uno delle conseguenze ulteriori di questo tipo di comportamento è l'aumento del sospetto, che porta al paradosso per cui mi hanno fatto questo tipo di analisi, non hanno trovato nulla, ma non si sa mai, perché magari il medico ha sbagliato o la strumentazione non è stata abbastanza precisa. Ci porta al paradosso di un detto austriaco che ci dice che è sano solamente colui che non ha fatto sufficienti esami medici. Poi c'è un effetto confusione, insomma è una vera e propria via crucis diagnostica con il medico in carne ed ossa. Ovvio che questo stesso identico comportamento noi lo possiamo osservare online con il nostro dottor Google, e quindi la ricerca impulsiva e compulsiva, in questo caso di rassicurazioni mediche attraverso le ricerche online. Ora, purtroppo, questo è proprio il fulcro della cibercondria, anche questo tipo di comportamento ha gli effetti di cui sopra, cioè non produce quella rassicurazione tanto agognata, poiché anche la delega online è una forma di delega, ma in più ci sono una serie di effetti, se vogliamo, a cascata anche peggiori, poiché, parlando ad esempio di bias cognitivi, di come noi, traduco ovviamente anche per i non addetti ai lavori, di come noi a volte con la nostra razionalità creiamo degli errori logici, pensiamo di ragionare bene, ma in realtà ci stiamo autoingannando e quindi costruiamo una realtà inventata pensando di rassicurarci in questo caso. Poiché quando noi cerchiamo una qualche informazione su internet produciamo
quello che gli psicologi chiamano l'effetto conferma. Io vado a ricercare esattamente quel tipo di informazioni, quindi qualsiasi tipo di risposta avrò dal motore di ricerca sarà inerente a quel tipo di informazioni. Quindi ho creato un tunnel cognitivo, un tunnel percettivo. Andrò a acquisire nuove informazioni solo unicamente su quello che cerco. Quindi non mi apro a possibilità alternative. Un altro degli effetti deleteri dell'eccesso di ricerca online è quello che io chiamo effetto primo anno di psicologia o di medicina, è abbastanza indifferente. Questo effetto primo anno è quello che capita ad esempio agli studenti che dopo qualche mese che iniziano a maneggiare i manuali, i testi e concetti di tipo psicologico, ad esempio di tipo psicologico clinico, dopo qualche mese appunto iniziano a sentire, ad avvertire tutti i sintomi, ce l'ho questo, quest'altro e così via, e capita molto spesso anche agli studenti di medicina, quindi si immedesimano in quello che sentono. Poi c'è anche un secondo effetto che capita l'anno successivo, che invece è un pochino l'opposto, perché l'anno successivo magari dopo essersi rassicurati sul non avere proprio tutta la pletora dei sintomi che si erano trovati al primo anno, si iniziano a osservare negli altri, ce l'hai e così via. Ma noi ci fermiamo al primo effetto, quello di immedesimazione, quindi in un certo senso chi cerca non solo trova ma poi crea. E da ultimo, ormai sappiamo tutti che internet è uno strumento indispensabile, ma al tempo stesso è tutto il contrario di tutto. Quindi noi abbiamo il problema, che è un problema anche ormai mondiale di questo tipo di strumento, dell'autorevolezza dell'informazione. E infatti quello che succede quando si eccede in questo tipo di comportamento di ricerca compulsiva online è che c'è un vero e proprio overload, un sovraccarico, una saturazione informativa, per cui non ci si riesce ad assicurare perché si è trovato tutte le informazioni e il contrario esatto di quelle informazioni che si erano trovate. Allora, è chiarissimo e tra l'altro grazie perché sei stato veramente esaustivo, sebbene insomma a queste domande ti richiedo di rispondere brevemente, ma ci hai fatto una carrellata anche dei possibili effetti veramente interessante, e ne approfitto per salutare anche Jeff Jackson che ci segue da Washington e dice: sono contento che queste interviste siano ricominciate, ciao Jeff, è un piacere sempre averti qua ad ascoltare. E hai parlato di informazioni, di sovraccarico di informazioni. Beh, mi viene in mente che il momento che stiamo vivendo è, anche l'abbiamo avuto soprattutto all'inizio di questa pandemia, comunque una serie di informazioni rispetto anche ad esempio al coronavirus, tutte molto, diciamo, a cascata, diverse, momenti diversi. Alcune, ora non sto a citare, ma mi ricordo il titolo ad esempio di un articolo che ad esempio citava il coronavirus colpisce il cervello, e io rimasi colpita da questo titolo. Poi andando a leggere l'articolo, il cervello era il nome dell'ospedale di non mi ricordo quale città. Cioè, quindi mi viene in mente di farti questa domanda: quanto a tuo avviso l'informazione mediatica o dagli studi sappiamo che amplifichi questo tipo di disturbo e queste paure? Ok, qui essere sintetico mi è un pochino più difficile. Però ci proverò. Allora, sicuramente tantissimo, perché parto da lontano. Nell'ipocondria noi abbiamo alcuni fattori che predispongono e che hanno il potere di aiutare a sviluppare poi una sindrome basata sulla paura delle malattie. Uno di questi fattori lo abbiamo definito il fattore vicario, cioè un effetto vicario. Cosa vuol dire? È molto simile a quando si subisce un trauma. Noi possiamo essere traumatizzati perché in prima persona viviamo sulla nostra pelle qualche cosa che ci mette a rischio morte, e quindi viviamo il trauma in prima persona, o lo possiamo vivere per interposta, per esperienza indiretta, e quindi per effetto vicario. L'esempio tipico è l'assistere alla malattia, un decorso cronico, ad esempio, di una malattia di una persona cara. Assistere a tutto il decorso, assistere anche al momento della morte. Questo è un tipico effetto vicario che normalmente, insomma, con una certa frequenza, può far sviluppare poi una persona una sensibilizzazione ipocondriaca. Ora,
vivere in maniera indiretta un'esperienza così brutta non è l'unico modo per sensibilizzarsi. L'altro grande modo è proprio la traumatizzazione mediatica, cioè venire in contatto con notizie che hanno un fortissimo valore, un impatto emotivo, sensibilizzante, porta proprio in questa direzione. Anche in questo caso quindi parliamo di fattore vicario. Funziona tra l'altro non solo per la sensibilizzazione alle malattie, ma funziona per la sensibilizzazione su molti tipi di paure o fobie. Penso ad esempio a tutti quei casi di cronaca nera che portano poi, ad esempio, casi di omicidio e suicidio. Abbiamo vissuto un'estate con una narrazione continua di un caso di questo tipo, no? Ce lo ricorderemo tutti. E normalmente questo tipo di sensibilizzazione mediatica porta poi allo sviluppo in alcune persone di fissazioni ossessive. Potrei farlo anch'io, potrebbe accadere anche a me di perdere il controllo e ad esempio compiere un gesto efferato. Io questo ambito l'ho descritto ad esempio in uno dei miei testi, Pensieri brutti e cattivi, che tratta proprio le ossessioni. Ma la paura delle malattie funziona allo stesso identico modo, e l'esempio che posso fare qui è la sensibilizzazione per, diciamo, tralasciando per un momento la cronaca, l'attualità, vediamo una cosa che invece abbiamo visto negli ultimi anni. La sensibilizzazione per la paura dell'infarto è abbastanza direttamente collegata con alcuni momenti in cui le informazioni, i mezzi di comunicazione danno forte risonanza mediatica a una persona famosa, ad esempio morta di infarto, un calciatore piuttosto che una persona famosa. Ecco, nelle settimane successive a questa forte risonanza mediatica noi osserviamo che nei nostri studi arrivano molte più persone con quel tipo di paura, okay? Che si sono proprio spaventati alla notizia. Questo tra l'altro è un effetto che si chiama effetto Werther, il fatto che la forte risonanza mediatica data alla notizia produce degli effetti emulativi. Ma l'emulazione non vuol dire metto in atto poi un gesto efferato come quello che ho sentito in televisione. Emulazione vuol dire anche immedesimarsi in quello stato emotivo. È molto anche simile all'effetto iatrogeno, allo spaventarsi da alcune diagnosi fatte da medici. Io però chiamo i neologismi, lo chiamo effetto mediogeno, cioè mediato dai media. Carino. Sì. Allora, quindi abbiamo già, intanto io inizio a ricordare che siamo qui in tua compagnia e quindi che ti possiamo fare delle domande, non solo io col privilegio di fartele in diretta, ma anche i nostri ascoltatori, quindi mi raccomando, se volete iniziare anche a scrivere le vostre domande nei commenti, io poi le porgo ad Alessandro in diretta qui insieme a voi. Allora, ci hai detto tantissime cose. Quello che mi viene in mente è come si fa a capire se ci stiamo preoccupando in maniera, diciamo, sana, perché comunque la preoccupazione anche per la propria salute può essere una responsabilità verso se stesso, oppure invece in maniera che sta virando appunto verso la patologia. Ok, ti faccio un ragionamento in alcuni step. Il primo step secondo me è fondamentale, perché dobbiamo incorniciare un aspetto emotivo. Ovvero, la persona che ha questo tipo di comportamento, di ricerca, va incontro a quello che viene chiamato effetto Barnes o il ragionamento emotivo. Ovvero, quando io penso a un evento in una condizione d'ansia, quell'evento diventerà, nella mia percezione, più probabile. Quindi questo è il contesto di riferimento, ok? Cioè, la persona ha questo tipo di comportamento di ricerca non per togliersi, diciamo, un dubbio da una posizione di serenità, ma normalmente è spinto da un'ansia, da una smania e quindi da una forte carica emotiva. Questo è il contesto. Poi mi piace citare alcuni studi anche abbastanza recenti che dimostrano come l'utilizzo di questo strumento,
quindi l'utilizzo di Google, delle ricerche online, che ormai ci sembra così ovvio, ma chi come me ha qualche anno, sicuramente diversi più di te, io sai, ho vissuto il momento in cui, mi ricordo il giorno in cui Google è stato lanciato, mi ricordo il giorno in cui, ad esempio, nel laboratorio di ricerca non si parlava di altro, perché era successa una cosa eclatante rispetto a quello che si aveva a disposizione prima. Ebbene, ci sono degli studi che dimostrano come le ricerche online creano un'illusione di conoscenza. Creare un'illusione di conoscenza vuol dire che la persona, in un certo senso, sovrastima le proprie capacità e le proprie conoscenze. Inizia a peccare di saccenza, e questo è un effetto mediato proprio dal mezzo. È molto simile all'effetto Dunning-Kruger, cioè il fatto che una persona con poche competenze in un certo ambito ha l'illusione di essere molto competente di quell'ambito inizialmente, ma semplicemente perché, conoscendolo poco, non ne capisce la complessità. Poi questa curva, diciamo, di illusione si inverte, perché più si va a fondo, più si entra in uno stato invece di apprendimento e di confusione, e poi si reinverte quando si diventa estremamente esperti e si capisce che ovviamente la prima percezione in questi casi è sempre quella sbagliata. Darwin ha usato una bella frase per descrivere questo effetto, che è stato chiamato così anni dopo, ma diceva: l'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza. Internet, da questo punto di vista, genera questo tipo di illusione, e quindi potremmo dire che, insomma, un paio di click non valgono una laurea, anche se io credo di riuscire a diventare un medico per un paio di click, ma non è così. Poi c'è un'altra ricerca molto interessante che è andata a studiare anche le modificazioni cerebrali che avvengono quando io utilizzo questo tipo di comportamento, quindi ho in un certo senso una risposta immediata a una mia domanda attraverso questo strumento. Oltre ovviamente a farmi un effetto di dipendenza, quindi più lo utilizzo e più mi sento dipendente, ho una sorta di effetto drogante, cioè la ricerca su internet crea una dipendenza in tutto simile a quella delle droghe. Okay? Questo si ricollega a quello che ho detto poc'anzi, perché c'è un vero e proprio rinforzo, cioè ho l'idea che con questo tipo di comportamenti immediatamente controllo la realtà. Acquisisco una conoscenza che non ho, acquisisco una rassicurazione. Torniamo a quello che ho detto precedentemente, la ricerca compulsiva, insistente, impulsiva di rassicurazione, trova un rinforzo nel digitare su internet. Digito ergo sum. Ora, quando è che diventa un problema? Come distinguerlo? Lo possiamo distinguere fondamentalmente sulla base appunto degli effetti. Okay? Quando questo tipo di comportamento non rassicura, ma ha costantemente un effetto catastrofizzante, diventa invalidante. Quindi in realtà dall'effetto noi distinguiamo chiaramente se il comportamento è un comportamento sano oppure sta alimentando una fobia che diventa sempre più patologica, molto semplicemente. Sembra molto chiaro, in effetti. Allora, iniziano ad arrivare le prime domande. Io, come saprai, se non lo sai, te lo racconto, ho i miei riti nelle varie dirette interviste, e visto che comunque se facciamo gli approfondimenti anche sui libri, mi faceva piacere all'interno delle esperienze strategiche che ogni intervistato potesse anche darci dei consigli di lettura, no? Dei suggerimenti, anche per promuovere un po' di cultura, informazione, riprendere a leggere. Quindi, quali potrebbero essere un paio di titoli che ti va di condividere con noi e che per Alessandro Bartoletti sono da leggere, ovviamente in generale, però noi li ascoltiamo volentieri. In generale, non in quest'ambito, perché io ho pensato a un paio di titoli in quest'ambito. Anche in quest'ambito in generale, se ce ne dai quattro ci fa piacere lo stesso, quindi.
In generale mi cogli impreparato, mi è difficilissima come domanda. Selezionare quindi, è difficile, immagino. Ambito, allora andiamo sullo ambito, specifico, interessante. Visto che ne stiamo parlando, io credo che magari le persone possano essere interessate a approfondire nell'ambito, e ho pensato che sicuramente un titolo interessante è un libello molto piccolo, scritto da un abate, si chiama Abate di Noir, ed è L'arte di tacere e di scrivere ancor meno. Perché in questo libro si fa ben capire quanto la comunicazione influenzi la nostra percezione e quindi quanto il parlare, il socializzare, ad esempio nell'ambito della paura, la socializzazione ha un effetto in realtà a valanga, a cascata, patogeno e non certo rassicurante come vorrebbe il senso comune. Quindi questo è un primo libro che io consiglierei, e io un'ottica di lettura a sfondo comunque di applicazione sulle paure, si potrebbe aggiungere un piccolo sottotitolo, L'arte di tacere, di scrivere ancora meno e di cliccare Google Search meno ancora. Il secondo libro è un classico che però, devo dire, io parlo con molte persone e per lavoro e per piacere, e in pochi hanno letto, tutti sanno di cosa tratta, ma in pochi hanno letto Il malato immaginario di Molière. Perché? Perché per certi versi, se noi oggi siamo qui a parlare di ipocondria, quindi di cypercondria, lo dobbiamo a Molière. Fu lui il primo a rendere veramente noto il tema e a renderlo in un certo senso iconico già nel Settecento. Il punto è che ormai la ricerca e la diagnostica medica e psicologica ha chiaramente stabilito che di immaginario in chi soffre di paura di malattie non c'è assolutamente nulla. Okay? Il disagio è reale, le percezioni sono reali e sono sempre collegate a un misto di aspetti cognitivi, emotivi e comportamentali. E questo tra l'altro è stata una rivoluzione culturale anche nella psichiatria recente, che finalmente ha abbracciato quest'ottica psicologica. E quindi secondo me è un libro molto interessante da leggere. Ti dirò di più, secondo me c'è anche il principio terapeutico strategico alla fine del libro, ma non voglio fare lo spoiler per chi magari non l'ha letto, dove il protagonista della commedia alla fine trova una soluzione molto creativa che è molto simile a quello che noi poi facciamo nel nostro percorso terapeutico strategico con le persone, con i pazienti, portandoli a risviluppare un contatto con il proprio corpo. E quindi è un libro che contiene anche la metafora del principio terapeutico strategico. Grazie mille Alessandro per questi suggerimenti. Allora, diamo il via alle domande e quindi vediamo quali sono le curiosità di chi ci sta ascoltando. Vedo che alcune sono già digitate, altre mi sono arrivate nei giorni scorsi. Allora, intanto Annalisa dice: mi piacerebbe sapere in che modo è possibile prevenire certe forme patologiche, ovvero quale atteggiamento comunicativo sarebbe utile adottare, ad esempio a scuola, in famiglia, con i più giovani, per poterli educare in un certo senso e quindi aiutarli anche a prevenire questi tipi di comportamenti, paure. È interessante questa domanda. Molto interessante, anche perché la maggior parte dei problemi si trasmettono non geneticamente, come vorrebbe un certo filone di ricerca, che ad oggi non è mai riuscito ancora a trovare un link genetico per le singole patologie, ma si trasmettono educativamente. La trasmissione educativa non vuol dire educare una persona ad aver paura, ma vuol dire farla vivere in un contesto in cui si sensibilizzano il bambino o la bambina verso certe paure. Ad esempio, nel caso dell'ipocondria, noi parliamo di educazione ipocondriaca, riferendoci a un modello proprio di interazione in cui i genitori iperproteggono la prole, proprio con l'idea di fondo, con questo terrore di fondo nei confronti di tutto ciò che ha a che vedere con il mondo medico, con il mondo delle malattie. A
Adesso ovviamente non è il periodo migliore per fare questo esempio, perché siamo in una situazione pandemica dove l'attenzione in realtà è fondamentale, però per far capire la differenza, un conto è assumere un atteggiamento per cui io dico: attenzione, è importante avere questo tipo di comportamento. Un conto è e quindi lavati le mani piuttosto che copriti bene. Un conto è che io dico: attenzione, è importante che tu abbia questo comportamento perché ti devi lavare le mani, altrimenti chissà cosa succede. Cioè, il vissuto emotivo che io trasmetto è ciò che va a sensibilizzare. E questo lo possiamo poi osservare ovviamente in qualsiasi tipo di ambito patologico, non unicamente, non esiste solo un'educazione ipocondriaca, esiste un'educazione anche ossessiva, okay? Un'educazione fobica più in generale. Per cui ovviamente questo è uno dei fattori. Non voglio essere frainteso, magari si esce da questo webinar con l'idea: ecco, è tutta colpa dei genitori. No, queste sono idee obsolete di stampo vetero psicanalitico che nulla hanno a che vedere con una visione multifattoriale. Uno dei fattori che sicuramente incide è l'aspetto evolutivo, educativo, e quindi per rispondere a Annalisa, sicuramente è fondamentale il modo in cui si comunicano le cose. Bene. E Micaela invece dice: se in famiglia, tornando alla famiglia, c'è chi vive come fobia la paura di ammalarsi, come bisogna relazionarsi, sminuendo, portando al ragionamento, assecondando? Mi verrebbe un po' da cercare di capire anche se la domanda è fatta rispetto al contesto attuale oppure in generale, però comunque possiamo anche rispondere a entrambe volendo, così diamo una risposta anche a chi magari vive una delle due situazioni, no? Sì. Allora, io qui sarò abbastanza tranchant, nel senso che potrei rispondere in mille modi, ma non c'è una risposta unica, perché dipende moltissimo da come poi la persona reagisce agli atteggiamenti di chi è vicino e che cercano magari o di rassicurarlo oppure di negarlo. Okay. Di fondo il modo migliore per aiutarlo è supportarlo in un lavoro psicoterapeutico. Questa è la soluzione più efficace che ci sia. E normalmente c'è un detto anonimo che dice che l'ipocondriaco, la persona che ha paura delle malattie, non soffre mai in silenzio. Ma questo vuol dire che non soffre mai da solo, non è mai da solo nella sua paura, coinvolge sempre, socializza sempre con, tipicamente con i familiari, i suoi timori, e quindi i familiari sono coinvolti direttamente nel problema. Allora, da un punto di vista proprio di efficacia terapeutica, il coinvolgimento, il lavoro sistemico, la mia esperienza clinica dice che è il lavoro più efficace. Non vuol dire lavorare necessariamente con tutta la famiglia, vuol dire semplicemente far arrivare alla famiglia o ad alcune dei familiari alcune indicazioni strategiche su cosa fare, su come diciamo, aiutare la persona. Perfetto, allora. Molto bella come modalità, grazie per i consigli di lettura, anche le domande sono interessanti. Eugenio, mi fa piacere che ti piacciono queste iniziative, quindi ce ne saranno altre, continua a seguirci. Riccardo fa una domanda troppo tecnica, Riccardo, io la faccio comunque, però è molto tecnica. La strategia del come peggiorare, inducendo a sentire quanto sia invalidante vivere nel timore eccessivo della malattia, può servire a produrre un'esperienza emozionale correttiva? Dovremmo rifare una... Ora mi permetto di... diciamo di sorridere perché conosco Riccardo negli scambi che abbiamo avuto online e quindi come ho già detto altre volte in questo tipo di dirette, di conferenze non possiamo trovare delle risposte tecniche perché non è la sede giusta, però comunque io giro comunque ad Alessandro la domanda che saprà sicuramente come rispondere rispetto a, vediamo come riformularla anche per chi non conosce l'approccio nella tecnica, ecco. Quindi magari far capire quello che è l'effetto invalidante può aiutare a produrre un... Riccardo è uno studente della scuola, presumo, di Arezzo.
Non lo so, non ne sono sicura, ma comunque non è la sede giusta per rispondere in maniera tecnica, ecco, okay. Ovviamente. Non è la sede giusta per rispondere in maniera tecnica, quindi sarò veramente telegrafico? No, nel senso che la tecnica come peggiorare non va a incidere su una percezione, può incidere su alcuni comportamenti, ma non sulla percezione di paura. Ok, allora, ovviamente, come dico sempre, potete contattare i nostri intervistati anche in maniera, insomma, privata, se avete delle domande che ovviamente in questa sede magari non possiamo andare a declinare in maniera esaustiva. Allora, cosa ne pensi invece, Alessandro, della telemedicina o comunque anche di quei portali dove ci sono i medici che rispondono a domande specifiche? Ci dai anche una panoramica su questo fenomeno per capire qual è il tuo punto di vista? Beh, penso che per certi aspetti sia il futuro già presente, nel senso che noi stessi come terapeuti, come professionisti sanitari stiamo già facendo della telemedicina nel momento in cui gran parte del nostro lavoro, se non tutto, negli ultimi mesi si è trasferito nella modalità online. Poi per qualcuno è stato, diciamo, una scoperta improvvisa, una folgorazione sulla via di Damasco. Io che ci lavoravo da 15 anni, già così, ho visto tante persone in giro per il mondo, ho salutato con molto entusiasmo il fatto che poi si è capito a livello complessivo quanto questa modalità possa aiutare. Ancora una volta, l'utilizzo degli strumenti online telematici per facilitare la pratica medica, la pratica sanitaria, la pratica terapeutica è un qualcosa di positivo. La distinzione da fare è quella precedente, cioè laddove si instaura invece un comportamento impulsivo, compulsivo, in cui questo tipo di ricerca diventa smaniosa con effetti tendenti alla catastrofizzazione, è ovvio che è un'altra forma del dottor Google e quindi ovviamente andrebbe evitata. Ok, allora vediamo se arrivano altre domande. Io intanto te ne ho girata una, appunto questa sulla telemedicina, che mi era stata fatta tempo fa. Io lo dico sempre, spesso chiudo le dirette e dopo un minuto che ho chiuso le dirette trovo due o tre domande a cascata che compaiono, quindi il momento è questo, fateci pure delle domande, anche perché l'argomento non solo è molto attuale ma è anche molto interessante. Quindi una cosa che per esempio mi viene in mente rispetto anche all'educazione, alla domanda che si faceva, è anche un po' l'esempio che si dà proprio anche come genitori, no? A volte tu facevi l'esempio delle generazioni diverse, ti ricordavi quando è nato Google? Io ad esempio ci ho pensato mentre lo raccontavi, non mi ricordo quel giorno, evidentemente magari mio fratello sì, che è più grande, però utilizzo comunque la tecnologia in maniera come i miei genitori non la utilizzavano, ad esempio. Quindi la domanda anche rispetto a quello che tramandiamo e a quello che mostriamo ai nostri figli, penso che sia importante anche, non lo so, te lo chiedo, però anche l'esempio che si dà, cioè rispetto a un sintomo, magari evitare di utilizzare certi strumenti, ma riferirsi ai professionisti o comunque gestire la situazione in un certo modo, forse può aiutare. Pensi che sia importante anche questo? Te lo chiedo più da mamma in questo caso, che mi sto un po' anche immedesimando in chi ci sta ascoltando. Ma ti rispondo con un detto taoista: il popolo segue ciò che il sovrano fa, non ciò che il sovrano dice. Per cui è ovvio che noi insegniamo ai nostri figli molto più attraverso i nostri comportamenti che non attraverso le parole. Ok? Non si fa, non si fa, ma poi io sono qui attaccato al cellulare. Come faccio a pretendere che mio figlio, mia figlia non cerchi di imitare quel comportamento? Quindi sicuramente il comportamento è più potente della semplice indicazione. Intanto Teresa, che ho scoperto che non si chiama Teresa ma Federica e tu la conosci molto bene, quindi questo era un commento che ti ringraziava per questi mesi, dice: la visita medica quando non è esaustiva diventa una successiva ricerca su Google. È un appunto, diciamo, comunque la domanda su questo, ma c'è un'altra domanda, poi me la tengo per dopo. Grazie Federica che hai fatto scattare in me una nuova domanda. Come bloccare quindi l'irrefrenabile voglia di iniziare una ricerca su Google?
Noi non possiamo bloccare a tutti i costi. Chi è che fa questa domanda? Sharon? Sharon. Ok, perfetto. Non è necessario, Sharon, necessariamente bloccare quella voglia irrefrenabile, è necessario prenderne il controllo, poiché normalmente quello che io faccio quando ne perdo il controllo è seguire una smania, è seguire quindi una emozione molto molto ansiosa. Nel momento in cui ne voglio prendere il controllo, devo utilizzare delle regole. Ad esempio, una delle cose che io prescrivo nel mio lavoro terapeutico è fare un accordo sul quando e come ricorrere a un momento di ricerca online. E quindi accordiamo con il paziente dei veri e propri tempi, dei momenti da dedicare alle ricerche. Okay? Quindi ciò che va evitato è seguire la smania, è seguire l'impulso del momento, perché questo è il meccanismo che va ad alimentare sempre di più. Ok, intanto sono arrivate altre domande. Valerio dice: buonasera, complimenti per l'iniziativa. Grazie Valerio. In questo periodo sanitario particolare in cui fonti autorevoli si contraddicono tra loro, come si fa a districarsi? Come si fa a capire quando ci si sta proteggendo e quanto invece si stanno facendo delle rinunce eccessive? Grazie Valerio, che è sempre parco, diciamo, di domande, quando le fa apre, diciamo, il mondo, una risposta universale. Allora, è una domanda a cui non esiste una risposta, ok? E sarebbe da parte mia stupido e arrogante cercare di rispondere a una domanda del genere. Sicuramente dobbiamo stare attenti su cosa non fare. Okay. Si è parlato a lungo in questo periodo pandemico di infodemia. Cos'è l'infodemia? È un effetto ovviamente psicologico, è quella sorta di epidemia causata dall'emergere di infinite fake news sul tema. E anche recentemente ho avuto modo di denunciare questo aspetto, poiché molto spesso si basa sull'uso da parte di alcuni media di toni sensazionalistici, catastrofici. Okay? Ne ricorderò uno su tutti, mi è rimasto impresso con questo titolo all'inizio della pandemia: Moriremo tutti. Okay? Allora, un conto è se io lo dico in un consesso ristretto, un conto è se lo sparo in prima pagina su un quotidiano nazionale. Di sicuro questo tipo di sensazionalismo mediatico non aiuta. Non solo, ma il sensazionalismo mediatico è normalmente l'antitesi di una comunicazione, di una ricerca scientifica. Un mio caro amico proprio ultimamente mi faceva notare, ovviamente uno studioso, un ricercatore, un professore ordinario di una certa fama nazionale, mi faceva notare come quello che è successo in questi mesi è quello che normalmente noi osserviamo in qualsiasi congresso scientifico. Ci sono tanti medici, tanti ricercatori, tanti professionisti che durante un congresso dicono tutto e il contrario di tutto. Okay? Si fa dibattito scientifico. Questo è ciò che normalmente avviene durante, ad esempio, un congresso. Ma se io questo stesso modello lo riproduco e espongo la popolazione a tutto ciò, creo un effetto confusivo enorme. Perché? Perché se un professionista dice A, il professionista dice B, lo spettatore, che non è magari né un epidemiologo, okay, né un infettivologo, né uno scienziato, okay, non capisce minimamente chi abbia ragione. Se i media danno risonanza mediatica forte, potente, ciò che passa è la risonanza, non è più il principio di fondo. Quindi, se vogliamo fidarci, dobbiamo affidarci, okay, della scienza, okay, affidarci alla scienza, okay? E fino a prova contraria, ciò che si sta facendo nei vari paesi è decisamente coerente, non ci sono grossissime incoerenze. Quindi, in un certo senso, il pensiero scientifico attuale, lo stato dell'arte attuale, sta dando delle indicazioni molto chiare che io non ripeterò a Valerio, okay? In quanto a domanda di questo tipo ora sa cosa fare.
Scherzo, ovviamente con Valerio ci conosciamo da una vita. Nelle immagini, infatti. Anche per gli ascoltatori, non vorrei poi essere frainteso. Mancherebbe, l'avevamo capito, dai. Allora, invece Claudia scrive: con la riapertura delle scuole c'è chi teme l'effetto domino che può coinvolgere famiglie, amici, e questo sta portando a decidere di non portare bambini a scuola o altri comportamenti di controllo. Grazie, interessante, impeccabile, ben rivisto, professore. Quindi, più che una domanda, mi sembra, diciamo, un raccontare quello che sta succedendo, che infatti è vero, diciamo che il momento attuale sì, ci porta a contestualizzare quello di cui stiamo parlando, ma stiamo anche parlando di un evento e di un momento eccezionale, quindi sì, ci sono anche fenomeni di questo tipo. E, beh, io poi devo dirvi la verità, da mamma comprendo anche che ci può essere un po' il dubbio su che cosa fare, no? Sono stata io la prima ad avere questo tipo di dubbio, però poi valutando tutte le varie informazioni, insomma, penso di aver fatto la scelta giusta. Certo, capisco che il momento non è dei più semplici da questo punto di vista, anche perché le scuole riaprono la prossima settimana, quindi in alcuni posti, in altri sono già state aperte, quindi siamo un po' tutti, soprattutto noi genitori, a cercare di capire che cosa succederà. Allora, sai, siamo... Ciò che le persone hanno difficoltà ad accettare in questo momento è che si deve navigare a vista. Noi non possiamo pretendere certezze assolute in una direzione o nell'altra. Il tentativo di dicotomizzare, di rendere tutto bianco, tutto nero, ci dobbiamo preoccupare, no, non ci dobbiamo preoccupare, crea estremismi come quelli che abbiamo visto anche negli ultimi giorni. Quindi, secondo me, è fondamentale accettare l'incertezza e continuare a vivere per questo. Sì, sono d'accordo. Da mamma mi verrebbe da aggiungere che in alcuni casi forse a volte siamo troppo informati, a volte invece ci sono magari poche informazioni, soprattutto nei momenti emergenziali. In alcuni casi, almeno per come sto vivendo io questo momento, avere qualche informazione in più sarebbe già comunque un sapere che navighiamo nell'incertezza, però che comunque qualcosa, qualche punto fermo, anche solo insomma sulle dinamiche, ci sono scuole che ancora non hanno comunicato nulla, no? E quindi magari questo aumenta, l'amplifica la percezione di incertezza che ci può essere, però sicuramente non è un momento semplice. Allora, siamo gli effetti deleteri del nostro sistema scolastico, io ne parlo visto che un pochino del tema, diciamo, mi occupo, li vediamo in un momento in cui abbiamo tanto bisogno di certezze, ma non li vediamo fino a un anno fa, ok? Ma le dinamiche sono le stesse, ok? No, assolutamente. La disorganizzazione era presente prima e presente, anzi, paradossalmente si sta migliorando, ok? Si sta digitalizzando enormemente il sistema, quindi il sistema ha reagito in maniera resiliente, ok? In maniera innovativa. Però, è vero. Volendo certezze assolute non ci accontentiamo. Non è possibile, infatti, e poi comunque ora diciamo rischiamo di andare su un versante diverso di dibattito, che è comunque molto interessante perché è assolutamente attuale. Riccardo si scusa, scusate l'eccessivo tecnicismo, vi ringrazio comunque per la risposta, grazie Riccardo. E comunque però Riccardo, spero... ci devi dire se sei uno studente oppure no. A questo punto siamo curiosi, però comunque ti diamo anche modo di approfondire queste tue richieste anche in maniera individuale, insomma, i contatti dei nostri professionisti, lo ricordo, li trovate tutti sul sito del Centro di Terapia Strategica, alla voce psicoterapeuti selezionati, vi usciranno proprio le bandiere a tendina con tutte le geolocalizzazioni di dove siamo e quindi avete anche modo di contattarci, di reperire i contatti in maniera molto, molto semplice. Che dire, vediamo se c'è un'ultima domanda, altrimenti io inizio con il ringraziare chi ci ha seguito stasera e ringraziare ovviamente Alessandro per essere stato qui con noi. Ringrazio grazie, grazie a voi davvero, perché per me è sempre una bellissima esperienza. Oggi ero emozionata per la mia prima diretta dopo la pausa estiva, quindi sono molto contenta di essere tornata qui con voi. E nei commenti c'erano anche dei commenti di, insomma, di affetto, è bello rivedermi, insomma, per me è stata un'esperienza bellissima quella dei mesi passati, dello stare qui insieme a voi e quindi contenta di essere di nuovo qua. Ringrazio ovviamente il Centro di Terapia Strategica, il professor Giorgio Nardone, Stefano Bartoli e tutte le persone che mi permettono di essere qua. E se non ci sono altre domande, Emanuela Moriana fa i complimenti, grazie Emanuela, ti aspettiamo perché appunto rilancio l'appuntamento alla prossima settimana, mercoledì sera alle ore 21 ci saranno Emanuela Moriana e Tiziana Verbiz a parlare di sofferenze d'amore e quindi
Psicopatologia della vita amorosa, il libro molto bello che hanno scritto insieme. Mi raccomando, state con noi perché appunto affronteremo un tema molto interessante. Appuntamento da non perdere. Esatto, ormai sto diventando mediatica, hai visto, no? Ormai diventerò una presentatrice. Il tema è veramente interessante e poi è trattato in un modo strategico che non è decisamente comune. È vero. E Alessandro, sei un grande, arrivano i complimenti, grazie. Spero di vedere altre dirette di questo tipo. Allora, c'è un palinsesto molto ricco per il mese di settembre, abbiamo appena formalizzato quello di ottobre, quindi insomma seguiteci, ci siamo. E grazie per l'ascolto, grazie ancora Alessandro. Se vuoi fare dei saluti ti lascio 2 minuti volentieri, io ho già parlato anche troppo, quindi. Ma io mi prendo 2 secondi, nel senso che mi fa piacere che l'argomento abbia interessato e quindi ne sono molto molto contento. Per chi volesse approfondire, ovviamente da avuto modo di entrare anche tecnicamente nel tema con un libro che reputo molto interessante, che ho avuto l'onore di scrivere insieme a Giorgio Nardone, La paura delle malattie, e quindi quello sicuramente è un testo dove poter approfondire, ma un testo molto anche divulgativo. Quindi ringrazio tutti, ringrazio te Cristina e spero a presto. Ciao a tutti e buonanotte, alla prossima. Ciao.